Questo è un video serio, piccolo succo di frutta. È serio sto video, piccolino. Rimani concentrato. La masturbazione è agio. Io lo so che sei ghiotto. A tutti piace farsi una bella pippa calda, eh? Una strozzata di gallo calda e fragrante, consultando Pornhub. No? Consulti, vai anche a pagina 2, 3, sceglierlo con accuratezza. Come se fossi a un allevamento e scegliessi, no, il nuovo cucciolo di cane che vuoi portarti a casa. Stai lì, guardi, no? Calda, te la spari. E poi latte e biscotti dopo, eh? Cosa mangi? Mangi pan di stelle? Gocciole dark, eh? I galletti, per rimanere in tema? Ognuno fa quello che vuole sul suo stantuffo. Il problema è un altro. L'agio, come detto. Io avevo amici che ogni singolo giorno alle 14 si masturbavano. Perché lo dicevano sotto forma di battute ed erano orgogliosi di questo. La masturbazione non ti fa migliorare con le ragazze. Questo perché ti crea l'illusione di non aver bisogno di nessuna. Specie se lo fai ogni giorno, quasi ogni giorno, invia al cervello indirettamente alcuni impulsi e paradigmi poco costruttivi poi per farti migliorare in ambito sentimentale e farti trovare qualcuna. Uno su tutti il paradigma è: io non ho bisogno delle donne, perché faccio da solo e mi soddisfo lo stesso. Alla fine, se una donna ci vado a letto e succede quello, alla fine faccio da solo, succede quello, alla fine è uguale. È come se tu avessi nella tua bella caverna cibo in abbondanza. Carne, acqua, vino, pesce. Magari non di buona qualità, ma comunque in abbondanza. Io allora ti dicessi: vai fuori e trova cibo. Tu mi guarderesti magari l'ambiente che trovi fuori, diverso e meno confortevole rispetto alla caverna in cui stai. Appunto, magari è freddo, è brutto, è scuro. E nonostante tu sia conscio che là fuori ci potrebbe essere cibo migliore, non ci vai. Non ci andrai mai. Non è un discorso di cibo, è un discorso poi di qualità, di abilità che puoi apprendere là fuori, che non apprenderesti dentro la caverna. Stare nella caverna ti fa stare bene, ma ti fa diventare, a conti fatti, mezzo uomo. Un pappamolla, uno che alle prime difficoltà molla. Uno che verrà purtroppo sempre deriso e schernito da amici e dalle donne poi. Dovrai prenderti il pesce, la carne, l'acqua e il vino, ritirartelo e dirti: non ce n'è. Vai fuori e trovalo, con la fame, con la cattiveria agonistica che ti salirebbe. Quanta voglia ci metteresti sapendo che poi tornando in caverna non avresti nulla da mangiare? Ora io non voglio paragonare, come faranno molti hater che devono attaccare qualunque cosa, una donna ad una cazzo di bistecca. Era solo un esempio per farvi capire. L'esempio è appunto che, e il sottotesto, la chiave di lettura qual è? La troppa masturbazione crea un ambiente troppo rilassato, ti fa perdere tempo e ti abbatte l'autostima. Impara a farne a meno e quindi farti venire voglia di uscire e conoscere. Privati di questa cosa, privati del piano B. Hai solo il piano A, diventare migliore in ambito sentimentale.